Vi saluto. La gioventù di Al-Fateh, la gioventù patriottica, la gioventù di Fatemiya della sfida, la generazione della sfida, la generazione della rabbia. Vi saluto. Mentre presentate al mondo la reale immagine del popolo libico intorno alla rivolta, alla rivoluzione, siete voi nella piazza verde che date l'esempio della realtà delle cose, la realtà che cerca che gli apparati della tradizione del codardismo cerca di coprire questa per rovinare la vostra immagine di fronte al mondo, regimi apparati arabi che vi presenta in modo errato, in modo misfatto. Guardate, la Libia viene presentata come un paese che non vuole la rivolta, non vuole l'orgoglio. Guardate la Libia. La Libia vuole il colonialismo. E voi siete qui nella piazza verde e dite che la Libia vuole la superiorità, vuole essere al di sopra di tutto questo, l'Asia, l'Africa, l'America Latina, anche l'Europa, tutti i continenti hanno parlato, parlano tuttora della Libia. Siamo noti in tutto il mondo. Ieri il libico non aveva identità. Quando si diceva libico, si dicevano Libia, Siberia, Libano, non conoscevano la Libia. Oggi il mondo conosce la Libia, sa la Libia di Gaddafi, la Libia della rivolta. Tutti i popoli africani considerano Libia una guida, un paese guida. Tutti i governanti del mondo, tutti quanti affluiscono sulla Libia, su Tripoli, su Sirte, su Bengasi. La vostra immagine è stata distorta nei mass media arabi, purtroppo, per servire il diavolo. Vogliono umiliarvi. Noi ora vogliamo restituirvi con le azioni in campo. Muammar al-Gaddafi non ha incarico, non ha nessun incarico per essere dimesso. Muammar Gaddafi non è un presidente, è un leader di una rivoluzione, un comandante di una rivoluzione. Una rivoluzione che significa sacrificio sempre, fino alla fine della vita. Questo è il mio paese, il paese dei miei nonni, il paese dei vostri nonni. Abbiamo costruito insieme, abbiamo piantato insieme, abbiamo irrigato insieme. Noi siamo nel nostro paese. Meritiamo meglio il nostro paese di tutti gli altri che sono al soldo dei servizi segreti esteri. Hanno lasciato la vergogna ai loro figli, alle loro famiglie, alle loro tribù, se appartengono a qualche tribù. Sicuramente le tribù libiche sono tribù rivoluzionarie, tribù d'orgoglio, tribù d'onore. Tutti fanno lo stesso grido, tutte le tribù libiche, tutti quanti sfidano. Abbiamo sfidato l'America con tutta la sua potenza, abbiamo sfidato grandi nazioni nucleari, abbiamo vinto.
E qui non possiamo abbassare la testa. Ibn al-Shahid, Sheikh al-Shuhada, Omar al-Mukhtar, questo è Majd, ma بعده Majd. L'Italia ha sepolto il grande martire. Tutto questo appartiene a tutti i libici, a tutti gli arabi, a tutti i musulmani, non appartiene solo. Questo è l'orgoglio del quale noi possiamo vantare. Vogliono rovinare questo orgoglio, vogliono distorgere questo orgoglio. L'Italia, allora grande impero, si è trovata sconfitta di fronte alla Libia. Io ho elevato gli incarichi di tutti quanti. Io sono un lottatore. Ho sempre lottato in una rivoluzione storica. E mi hanno seguiti tutti, generazione dopo generazione. La Libia rimarrà sempre alla guida. Ha guidato il mondo. Non si può interrompere questo cammino storico. Un pugno di ratti che saltano da una via all'altra al soldo degli altri. Io ho pagato il prezzo del il mio nonno Abdus Salam Binyar, fu un martire nel 1811. Io appartengo a questo orgoglio. Non posso lasciare la terra sacra dei miei nonni. Io farò la sua fine qui. I resti di mio padre è nella zona di Al-Hani, anche lui martire. Anche mio nonno. Mio zio Sheikh Saad, anche lui sepolto nel cimitero Mneider, nel cimitero di Mneider. Io non lascio questi resti sacri, questi eroi. Come ha detto il poeta, può godere l'ombra degli alberi solo chi ha piantato questi alberi. Noi abbiamo piantato e irrigato questi alberi. Vi parlo da questo posto, dalla mia casa di Tripoli, che è stata bombardata da 170 caccia, 40 aeroplani Boeing hanno fatto rifornimento a questi caccia. Perché tutto questo? Perché Muammar Gheddafi, presidente di una repubblica, se fosse solo un presidente di una repubblica sarebbe stato trattato come gli altri capi di Stato. Ma poiché dietro Muammar Gheddafi c'è una storia di lotta e di eroismo e di liberazione e di orgoglio, una rivoluzione. Questo è un riconoscimento dalla forza che Muammar Gheddafi non è presidente, non è una persona normale per poterlo uccidere o buttare giù. Quando le bombe cadevano sulla mia casa, qui in questo posto, sono stati uccisi i miei figli. Dove eravate voi, codardi? Che non uscite dal buio, vi nascondete dietro i muri. Dove eravate? Dove eravate? Eravate con l'America? Stavate lì a applaudire chi bombardava me 170 aerei. Queste forze che hanno solo scelto la casa di Gheddafi. Io non rinuncio a questo orgoglio, non rinuncio a questa storia. Io sono con tutti i popoli che sono per la libertà, per la lotta contro gli onnipotenti,
contro l'America, contro la Gran Britannia. Abbiamo lottato contro l'Alleanza Atlantica. Eravamo sempre resistenti qui. Abbiamo resistito a tutto questo. ومراكز الشرطة اللي فيها التحقيق معهم على جرائمهم. Ora un gruppo لكن di poche ليس persone, لهم ذنب الشبان giovani, ليس لهم ذنب أبدا هم صغار سن 16 سنة 17 18 drogati يعني يقلدون ما يجري في تونس وما يجري في مصر effettuano raid sulle stazioni di polizia. ما في ليبيا تم شبان سطوا على attaccano caserme, caserme inermi, attaccano le caserme, attaccano le nostre famiglie. Noi godiamo la pace in Libia. Hanno approfittato di questa pace, di questo benessere, e hanno attaccato alcune caserme, alcuni centri, hanno bruciato i fascicoli dei loro crimini all'interno dei commissariati di polizia, dove sono contenuti i loro fascicoli. Ma non hanno colpa, questi sono giovani. Non hanno colpa, sono giovani, giovanissimi, sedicenni, diciottenni. Uguale, vogliono imitare quelli della Tunisia, dell'Egitto. Loro vogliono imitare questi giovani. Quando gli altri attaccano un tribunale, loro vogliono attaccare un tribunale. Ma ci sono dietro dei moventi. Un gruppo di persone malate infiltrati nelle città e pagati, sono pagati, pagano questi giovani, giovani innocenti, li pagano per entrare in battaglia in questi scontri. Gran parte di quelli che sono caduti sono tra questi giovanissimi, tra i poliziotti e tra i soldati, mentre questi che hanno disegnato questi attacchi sono all'estero, sono in sedi tranquille e hanno passato stupefacenti, gli hanno dato ordine di fare caos, di distruggere. Abdul Fattah Younes, un eroe della rivolta di Al-Fatih, era sotto il mio comando quando abbiamo attaccato la piazza di Liberazione, abbiamo attaccato 5 basi americane in quella occasione. 5 basi americane. 20.000 italiani avevano occupato Misrata e altre regioni della Libia, assieme a tutte le officine, gli affari, i negozi. E la zona era completamente occupata dalle forze americane. Tobruk era sotto il totale controllo e comando americano. Non conoscete la caserma dove gli inglesi hanno abbiamo annunciato la liberazione dalla radio di Bengasi. La caserma dell'ospedale a Bengasi, nessuno ha avuto il coraggio di cancellare la scritta, il nome. Dove eravate voi? Dove erano i vostri padri? Voi siete dei mercenari. Quando sul suolo libico vi si trovavano 5 basi americane, noi abbiamo preparato la battaglia contro l'America e la Gran Britannia. Ho annunciato questo a Tripoli. Ho annunciato che la lotta passerà da strada a strada. Dove eravate voi e i vostri padri? Dove eravate voi? Non credere che la Libia sia un paese facile. Abbiamo costruito questo orgoglio in tanti anni.
وهفري قاتلنا. Noi abbiamo lasciato l'autorità al popolo, io e gli ufficiali liberi. Non abbiamo desiderato nessun incarico, nessun potere. Abbiamo lasciato tutta l'autorità e il potere al popolo libico. Abbiamo lasciato al popolo il destino della nazione, a tutti i libici. Negli ospedali, negli uffici, nelle macchine, negli aerei, nel campo agricolo, tutto veniva diretto e gestito dai libici. I comitati popolari rappresentano il popolo. Il popolo nel 77 ha ricevuto l'incarico di gestire la nazione. Abbiamo solo tenuto in mano le armi. Quando l'America ci ha attaccato abbiamo lottato. Anche abbiamo lottato anche contro Sadat, contro tutti coloro che hanno cercato di attaccare la nostra nazione. Perfino Bourguiba abbiamo i numeri, anche sono caduti i traditori, gli agenti del colonialismo, abbiamo lasciato tutto, anche i soldi del petrolio, abbiamo detto mesi per mesi prendete i soldi del petrolio. Proventi del petrolio. Avete detto voi no, che voi preferite che lo Stato gestisca e i comitati popolari gestiscono questi proventi del petrolio. Voi siete responsabili di questo. Vi prendono in giro, vi raccontano fesserie. Io invito il popolo libico di formare nuovi comitati, nuovi comuni, secondo il programma illustrato da Saif al-Islam, da mio figlio. Io so che Al-Abidat, da cui proviene Abdel Fattah Younes, che è stato sparato, gli hanno detto tu sei Obeidi perché sei venuto a Benghazi. Nella notte della rivolta era con me, era uno degli eroi della rivolta. Dove eravate voi quando Abdel Fattah aveva il fucile in mano assieme a me, quando ha lottato contro il presidente Sadat e contro Israele? Dove eravate voi? Alle frontiere ha lottato contro. Ieri l'hanno sparato. Una persona ignota ha sparato. Gli hanno detto tu sei Obeidi e questa è la fine. Siamo arrivati a questo, siamo precipitati a questo. Chi siete voi? Questi non sono gente di Benghazi, Io so che la famiglia Obeidat non hanno a che fare, loro possono gestire comitati del popolo. Possono annunciare una autorità popolare e possono pulire la città da tutti questi. Ben Walid non vuole il governo amministrata, considera il governo una oppressione. Allora i figli del Seifa, loro sono in grado di gestire se stessi senza l'aiuto di nessuno. Questi uomini possono badare a se stessi. Tripoli era il primo fronte durante l'avanzamento delle truppe italiane nel sud. Tripoli. Talhuna non vuole essere aggiunta alla località di Msellata, vuole restare libera, dove gli abitanti possono istituire un'autorità popolare. Misrata dovrebbe rimanere libera, Sellat dovrebbe rimanere libera. Sono certo che da domani i popoli andranno a formare comitati nuovi, andranno a formare anche 30 comitati popolari e regionali e comunali per l'amministrazione locale.
da 50 a 150 comuni potrebbero essere creati da domani. Questa è la, questo è il, ciò che può essere utile e giusto a servire la nostra nazione. Non chiediamo ai ragazzini bombe in mano a Bengasi o razzi RBG per... Noi abbiamo lottato a Bengasi, hanno dato le armi ai ragazzini per creare terrore, li hanno, hanno drogati per attaccare. Le famiglie dovrebbero cominciare a raccogliere i loro figli. Uscite dalle vostre case. Se amate Muammar Gaddafi, uomini, donne, ragazze, ragazzi, bambini, Muammar Gaddafi è l'orgoglio della Libia. È l'uomo che ha voluto sempre la prosperità, che ha, vi ha restituito il petrolio che era, veniva portato via. Il 90% del petrolio della vostra nazione veniva portato via, ve l'ha restituito Muammar Gaddafi. Uscite nelle strade, andate a assicurare le strade, andate a attaccare questi ratti. Noi non abbiamo ancora utilizzato la forza. Se ci troveremo costretti, useremo la forza in conformità alle leggi internazionali, in conformità alla Costituzione libica. Da domani o da stanotte, tutti gli abitanti di tutte le città libiche che ama Muammar Gaddafi, che Muammar Gaddafi, io non ho nessun incarico. Io, se fossi stato un presidente, avrei già, vi avrei già buttato in faccia la mia dimissione. Io ho il mio fucile e lotterò fino all'ultimo. E con me tutto il popolo. Non temo niente. Non temo nessuno. Voi state per affrontare una roccaforte, dove solo questa roccaforte è stata stato distrutto l'orgoglio americano. Uscite dalle vostre case. Attaccateli nei loro rifugi. Ritirate i vostri bambini dalle strade. Ritirate i vostri bambini. Perché li drogano, li caricano. Per evitare che i vostri figli muoiano in maniera invano. Per quale ragione? Per quale scopo? Per quale obiettivo? Per niente. Solo per bruciare la Libia. Poliziotti morti, figli morti, ma i loro figli non sono morti, sono al sicuro in America, in Europa. Che via, qual è, perché questo terrore da questi banditi? Sono banditi, sono banditi come dei ratti, non sono altro. Non sono una minoranza, sono una minima, un pugno di persone rispetto alla popolazione libica. Sono manovrati da terzi, questi ratti. Da domani la sicurezza con la polizia e con l'esercito. La polizia e l'esercito da domani apriranno tutte le barriere. Arrestateli, seguiteli, inseguiteli. Vi hanno rovinato le case, vi hanno rovinato tutto. Che volete, che Bengasi diventi? Avete staccato l'elettricità? Chi vi assicura la corrente elettrica, l'acqua? Questi possono anche far saltare il petrolio, così torniamo al buio.
0. درنا اصبحت خراب. حاكمها توا واحد. La città di Benghazi l'ho costruita io. Mattone dopo mattone, siamo contenti di averla costruita. Ve l'avete distrutta con i vostri figli. وقالوا يجيبوا لي التبرعات سباراتي تبع بلاد ديني ما تبع ارض واهي والله به يحكمكم الله كولبي سو سو تري كاري ارماتي sono stati bruciati انتوا تبغوا امريكا تجيكم تحتلكم كاري ارماتي تعملكم زي افغانستان زي الصومال زي باكستان all'aeroporto hanno cercato di fare danno hanno interrotto l'aviazione civile ما لا طلعوا كان ما يجيبكمش nessun aereo in grado di atterrare a Benghazi وشدوهم كلهم وطاردوهم poiché ci sono questi ratti in possesso dell'aeroporto. Le nostre case sono rovinate. Uscite insieme, andiamo a purificare. Da oggi andiamo a purificare tutto, a pulire tutto. Mi volevano portare qua tutte le offerte come, come se fosse un califfo. Io ho rifiutato tutte le donazioni. Volete che vieni l'America a occuparvi e vi riduce come ha fatto in Pakistan, in Somalia, in Iraq? Così i nostri paesi... Volete questo? Uscite. Uscite. Chiudete le strade. Inseguite questi... malfattori, arrestateli, portateli davanti alla giustizia, davanti alla polizia. Sono una minoranza di terroristi. Vogliono trasformare la Libia in un Emirato modello Dawahri, modello Bin Laden. Rafa'a al-libiyin al-silah dhod ad-dawla, 'uqubatuhu al-i'dam. يعاقب الإعدام كل ليبي رفع السلاح على ليبيا. Abbiamo distribuito tutti gli ufficiali liberi in tutte le zone, li abbiamo dato incarico di arrestare tutti questi malfattori. يعاقب الإعدام كل من فعل ذلك. هذا قانون العقوبات. Saranno puniti secondo la legge. الإساس بأراضي الدولة وتسهيل الحرب ضدها. يعاقب الاعدام sentite sentite i slogan gridi di appoggio e di supporto a me sentite come gridano come esprimono il loro appoggio questa è la legge anti rivolta prima della rivoluzione libica se il popolo libico alza le armi contro lo Stato, chiunque alza le armi contro lo Stato deve essere punito, deve essere ucciso. Questa è la... Chi cospira con terzi contro la propria nazione deve essere... Chi attacca e facilita agli altri di penetrare nei territori nazionali e ai nemici o consegna città o roccaforti o porti. Questo alla fine porterà alla consegna del nostro paese all'America oppure a Bin Laden. Un domani Benghazi farà capo a Bin Laden, chissà. Chi aiuta l'inimico a penetrare nelle aree militari deve essere giustiziato. Questi sono crimini di guerra. Chi fornisce a qualsiasi stato estero informazioni o a qualsiasi persona in qualsiasi modo qualsiasi titolo questi danno tutti i nostri segreti ai nemici. Non è colpa dei bambini, dei giovani. È colpa di questi che stanno dietro.
un giorno saranno presentati ai tribunali, alzeranno la mano e piangeranno di fronte ai giudici. خلي الناس تسمع الكلام اللي بقوله لان كلام خطير يبدأ من الليلة ويبدأ من بكرة. عامل آخر غير الرصاص علي. الرصاص ما زال ما أمرتش به. لما يصدر الأمر باستخدام القوة عندها نكون نحن أهلها. Chi aggredisce in qualsiasi modo la Costituzione, che chi viola la Costituzione con qualsiasi comportamento anticostituzionale viene punito. Questi vogliono cambiare il potere del popolo, devono essere condannati. Chi utilizza ordigni o bombe o qualsiasi arma, come quelli che hanno attaccato i depositi d'armi, che devono essere giustiziati. Vi prego di smettere di sparare, vi prego a tutti di non sparare. Io non ho dato ordini di sparare tutte queste pallottole, io non ho dato ordini di utilizzare la forza. Quando darò l'ordine potete sparare, potete bruciare tutto, come è capitato a Baida e Benghazi. Chi attacca un comando militare deve essere giustiziato. Questa è la punizione. Atti di terrorismo devono essere puniti con l'impiccagione. Devono essere puniti con l'impiccagione. La guerra civile. Chi esegue qualsiasi atto allo scopo di trascinare la nazione in una guerra civile viene punito con viene giustiziato e punito con l'impiccagione. Noi siamo armati, così volete che la Libia si trasformasse in quello che è accaduto in Somalia? Che tutto il popolo è armato e tutti lottano contro tutti, tutti sparano a tutti gli altri. La guerra civile. Chi incita alla violenza? Chi viola l'unità nazionale? Deve essere giustiziato. Deve essere chi non si può. Non si può toccare l'unità nazionale del paese. Yeltsin, il presidente Yeltsin russo, è rimasto all'interno del Parlamento diversi giorni di fronte a tutto il mondo. Hanno detto non usciamo da questo Parlamento. Per giorni hanno portato i carri armati. È tutto trasmesso in via in diretta televisiva ha bombardato il Parlamento, ha raso tutto al suolo, ha punito tutto questo. Sono stati considerati ribelli. Hanno trascorso di giorni, volevano la libertà, volevano imitare l'America. Dopodiché li ha portati i carri armati hanno raso al suolo tutti gli studenti. Sono morti tante persone. Chi è sfuggito? È fuggito, America, fuggito, e il resto sono morti di fronte ai carri armati. Questa è l'unione della Russia federale. Il rispetto della Costituzione è più importante di un pugno di parlamentari all'interno del Parlamento. Ha dato ordine di sparare. In America i bambini, le donne, un gruppo di religioso
hanno occupato un deposito. Clinton li ha sparati con il gas e li ha iniettati. La scuola che è stata bombardata in Russia, sono uccisi tutti qua, sono stati uccisi tutti. Il Zarqawi e il seguace di Bin Laden è entrato a Fallujah in Iraq. L'America ha raso al suolo, ha bombardato Fallujah, l'ha rasa al suolo, dicendo che noi stiamo lottando contro il terrorismo. Questa è una roccaforte, un rifugio dei terroristi. E quindi dobbiamo distruggere tutto. Hanno ispezionato tutte le case, poi hanno raso al suolo tutto. Nessuno ha espresso un parere contrario. Nessuno ha detto niente. L'hanno fatta gli americani. La città di Baghdad è stata distrutta. Quante vittime civili, quante famiglie hanno bombardato matrimoni, un intero palazzo, perché hanno detto che c'era un terrorista all'interno. Hanno distrutto tutto. 2-3 milioni sono morti a Baghdad con gli aerei americani, per mezzo degli aerei americani, dicendo che vogliono lottare, iniettare il terrorismo, per iniettare Al-Qaeda. Quindi hanno utilizzato la forza in maniera sproporzionata. E hanno detto che gli israeliani hanno ragione, difesa personale. All'interno di Gaza, carri armati israeliani non hanno badato, hanno raso al suolo tutto. Quanto? Avete visto che cosa è successo in Somalia, in Iraq? Sono gli stessi gruppi che hanno rovinato questi paesi, sono quelli che progettano ora per distruggere la Libia. Vogliono trasformarci in Fallujah, rasarci al suolo come Fallujah. È la stessa banda, lo stesso gruppo, gli stessi architetti. كل قبائلهم الحمد لله كل قبيلة منها ضابط حر في ليبيا تلتف حول قبيلته نستنوط في تدوماني جوفاني عملها بالله تلتي جوفاني نوني راتي دروغاتي تلتي جوفاني المقاملين تدوماني فورماتي كوميتاتي دي سيكوريتسا بوبولاري نستنوط من بكرة Cominciate stasera a preparare la scritta sul braccio, gli uomini dei comitati popolari per la sicurezza. Siamo stati attaccati. Ho detto di non resistere. I poliziotti devono imporre la sicurezza, la stabilità, devono distribuire le armi a tutte le tribù. In ogni tribù c'è un ufficiale libero. Ogni tribù deve seguire l'ufficiale. Seguaci di Zarqawi. Gli idioti. I nostri figli. نوروهم الثورة الشعبية كيف شكلها. لدوماني. الثورة الشعبية هي وعي. جوفاني. هي عمل بناء. هي سيطرة على الأمن. هي non questi. أمن. احترام. سلطة شعبية. سلطة شعبية. Questi, vediamo cosa faranno i loro genitori. Cerchiamo di curarli. Sono drogati. Se possiamo trasformarli di nuovo in giovani. Giovani per bene, gente per bene. Tutte le donne, uscite a raccogliere i vostri figli. Gli uomini che hanno figli fuori nelle strade, uscite, le madri, le sorelle, uscite subito. Uscito. Io ero nella rivolta popolare.
Il popolo libico deve comandare la Libia dall'estremo all'estremo. Io sono a capo di questa rivoluzione. Una nuova rivoluzione. Il difa' al nahr sana'i al'azim, il difa' al mashru' al-iskan al'amlaq li takalifa 71 miliar. Una rivoluzione che garantisce la sicurezza, un'autorità popolare, comitati popolari. Fateli vedere cosa vuol dire rivolta popolare. Uscite. Da domani organizzate comitati per difendere la rivoluzione, per difendere l'orgoglio, il nome di Muammar Gheddafi, la storia di Gheddafi, la storia dei martiri. Domani tutti dovete diventare difensori di tutta Libia, di tutti i quartieri, formate i comitati e attaccate la scritta uomini che devono difendere i grandi progetti della Libia che hanno costato miliardi. Devono difendere tutte i porti, le strade. Da domani i giovani dovrebbero difendere la rivoluzione. Comitati di sicurezza popolare per difendere i valori sociali. In Libia abbiamo 1 milione di persone pulite che conoscono i veri insegnamenti dell'Islam. Uccidere chi uccide una singola persona come avesse ucciso tutto il popolo. Comitati popolari che devono difendere questi valori. La donna deve sentirsi, la ragazza camminando per la strada deve sentirsi sicura. Hanno cominciato a rapire le donne, questi banditi. La gente vive nel terrore, nell'inferno. Da stanotte cominciate a attaccarli, a difendere. Da domani inizierà nella Jamahiriya Araba Libica una nuova gestione, nuovi comuni, nuove regioni, nuove autorità popolari. Organismi della società civile. Associazioni di magistrati, associazioni di avvocati, di scrittori, di giornalisti. Seguiranno Saif al-Islam. Non ho niente in contrario. Il popolo può scrivere una nuova legge, una nuova legge che prevale. L'autorità del popolo deve prevalere. Io non ho nessuna ambizione. Io non desidero niente, voglio solo tutto il bene per la Libia. Voglio che la Libia viva in sicurezza, in prosperità, vuole che la Libia protegga il proprio petrolio, il proprio patrimonio, i suoi aeroporti, i suoi porti. Sbrigatevi. Siete milioni di persone. Loro sono centinaia di persone. Arrestateli. Aprite gli aeroporti, i porti. Dovete imporre la sicurezza. Le unità del popolo devono garantire la sicurezza. Potete decidere di distribuire il patrimonio nuovamente. Il petrolio libico
Se non avete fiducia nei confronti dei, dei comitati popolari, avete il petrolio a disposizione. Nessuno, ciascuno prende la sua quota. Voi gestite tutto questo. Ciascuno prende la sua quota. Ciascuno di voi prenderà la sua quota. مطارات معطلة مواني معطلة سيف الإسلام الحياة توقفت الجورناليستي الوقود تعطل الهواتف تعطل dovrebbero trasmettere la realtà a tutto il popolo libico su quanto accaduto su questi atti vergognosi invece di trasmettere la realtà è stata misfatta è stata camuffata. La radio, libica, ufficiale libica, è solo quello che viene annunciato dalla radio ufficiale libica vale, tutto il resto sono, campagne diffamatorie contro la legge. Gli aeroporti sono sospesi, la vita è interrotta, i porti, i telefoni, le comunicazioni, la gente ha paura, si è chiusa dentro casa. Una volta una persona singola molto pericolosa ha costretto una popolazione intera a Washington, ha trasmesso il terrore. Poi andava nelle scuole, gli studenti avevano paura di questo, un singolo terrorista, una sola persona, ha terrorizzato le scuole, sparava e scappava via, sparava nei mercati, dicevano che i mercati sono sotto attacco terroristico, nelle strade. ما نمشي للشارع نمشي للمؤتمر الشعبي للجنة الشعبية باش نحل المشاكل فيها الفلوس وفيها القرارات وفيها questo criminale a Washington ha ما نمشي للشارع alla fine hanno trovato che era uno solo che ha creato tutto questo panico ha terrorizzato la gente ما في مظاهرة سلمية بتصدرها حد وبيضربها بالرصاص مستحيل ما دام سلمية ماشي من شارع لشارع انا نفسي قدت مظاهرات سلمية كثيرة في العهد المباد لكن لا حرقت لا كسرت لا شيء الشرطة يميني ويساري واحنا ماشيين على الشوارع وجينا ميادين ونخطبوا لين نعيو ونعدوا نديروا برقيات احتجاج واحد ونرجع نأيد في جمال عبد الناصر نأيدوا في الوحدة العربية نأيدوا le manifestazioni pacifiche che si svolgono in tutto il mondo e questa è un'altra cosa. Le manifestazioni di solidarietà con l'Iraq. Noi per risolvere i nostri problemi non andiamo per le strade, andiamo dai comitati popolari. I problemi della gente devono essere discussi dai comitati. Una manifestazione pacifica. Nessuno sparirebbe a una manifestazione pacifica, a un corteo pacifico. Noi abbiamo permesso tanti cortei, tante manifestazioni pacifiche. Abbiamo partecipato a tante manifestazioni, la polizia ha mantenuto l'ordine a destra e a sinistra. Mi ricordo quando eravamo giovani per esprimere la solidarietà con il presidente egiziano Nasser, con altri leader. Nessuno ci ha detto niente. Le manifestazioni pacifiche è una cosa, ma la ribellione armata e cospirare contro la patria è un'altra cosa. Le manifestazioni pacifiche e nei paesi dove il popolo libico non ha bisogno di manifestazioni, ha in mano la sua l'autorità. La ribellione armata e il cercare di separare le regioni, le città dal corpo della patria
اي نالترا كوز تمرد الطلاب في ميدان السماء في بكين في لا فيليالي داودي. الصين مسحت الميدان بالدبابات quando un gruppo è stato in un corteo sono stati attaccati dai, dai carri armati. La ribellione di Fallujah è stata considerata una ribellione armata, è stata rasa al suolo. Il popolo nella sua patria è stato raso al suolo poiché c'è stata una ribellione armata. E come è successo al Parlamento, al Duma russo, nello Stato di California in America, l'esercito ha sempre affrontato tutte le ribellioni studentesche, anche a Pechino, in Cina. La Cina ha raso al suolo le piazze con i carri armati. Nessuno permette che la propria nazione viene invasa o viene danneggiata. Nessuno permetterebbe questo. Questi sono atti di terrorismo modello Zarqawi. Le manifestazioni pacifiche appunto sono una cosa e la ribellione armata è un'altra cosa. La cospirazione con soggetti all'estero è un'altra cosa. Cospirare contro la patria è un'altra cosa. Manifestare pacificamente può essere accettato, ma cospirare con l'esterno è un'altra cosa. Fratelli, noi ci conosciamo bene. Ci conosciamo molto bene, fratelli. È possibile che i nipoti degli eroi della battaglia di Ferdos li chiamate traditori, diventano oggi traditori. Questi sono bambini ribelli che si ribellano. Avete portato vergogna alle vostre tribù. Questi ragazzi devono lavorare, devono essere utili alla patria. Fateli lavorare, lavorare come ha detto il poeta. شباب من اللي ياكلوا في البناني جيل جديد اللي ياكل بالموز بالضبط الشباب اللي في الزنتان هم من هذا النوع مش الزنتان شفتوا واحد بشنابه شفتوا واحد بعائلته واحد براتبه بوظيفته شفتوا واحد عنده دكان واحد عنده مزرعه واحد عنده مقهى عنده مطعم عنده حيوانات مشترك في العمليه هذه. Un ragazzo della scuola media ha commesso un errore che non conosce la storia. مشترك فيها مشتركين فيها الشباب الصغار اللي من البناني هذول اللي خذوهم من اهلهم متعين الهلوسه. Allora العقوبه مش على الشبان حتى قانون ما يطبقش عليهم. Poeta dice un errore di un ragazzo della scuola media اللي جندوا الشبان هذول ضحكوا عليهم che ha dimenticato la gloria dei nonni, dei padri dei nonni. L'errore è di questo ragazzo e non è dei nonni, non è dei bisnonni. Questi sono ragazzi ragazzi giovani, ragazzi i ragazzi bene che mangiano le banane. Hai mai visto una persona che ha un impiego, che ha un stipendio, che ha una fattoria, che ha un bar, un caffè? Nessuno che ha un'attività si permette di partecipare a questi atti di... Solo i ragazzi giovani che sono stati portati via dalle loro famiglie, sono stati drogati. Ma neanche, la legge non si può neanche applicare su questi giovani. Non sono soggetti alla...
questi devono essere arrestati e portati davanti ai tribunali. Io non mi la prendo con questi giovani. Sono sicuro che questi sono dei ragazzini. Non hanno colpa. Sono ragazzi, sarebbero bravi ragazzi se non fossero dietro i malviventi. Queste sono le guardie di Omar al-Mukhtar, il grande eroe. نعرفوا بعضنا بالاسم سبحان الله سينس non questi sono è la generazione di Mukhtar, non i ragazzi che devono essere al soldo dei malviventi. Raccoglietemi tutti questi giovani, voglio parlare a loro, voglio di famiglie, portatemi qua questi ragazzi, li voglio parlare. العايب رحمه الله من ولاد محمد موجود. Io quando ero ragazzo avevo guidato una rivoluzione popolare. خذ العويله هذول ياخذهم. كم مره كان وسيط وحد. Io ho lavorato. ليش ما فيش حد كيفه؟ Ho trasmesso alla radio la rivoluzione. لازم تاخذ خايفين من ولادهم. باهي خلوا come negli stati americani. يقبضوا عليهم ويربوهم يفهموا. Come nelle città tedesche. يربوهم ويسلموهم لكم. Noi ci conosciamo bene, anche per nome, ma com'è strano questo fatto. Noi conosciamo Zentan, figli di Isa, figli di Bilhor, figli di Yasem. Se عرب درنا لما جوني وعرب البلغرين البيضة والعبيدات Devono essere arrestati dalla polizia e la polizia li spiegherà cosa hanno commesso e la cosa finisce. Anche la famiglia Abedat. Ieri sono venuti da me per esprimermi solidarietà. Hanno detto siamo tutti. Ieri sera erano qui con me e alla radio invece è stato detto che i beduini dei Abedat di quella di quell'altra tribù mi hanno tradito. No, non è vero. Se sei della tribù Maryam, della famiglia Fad, noi ci conosciamo, sappiamo, andiamo a vedere chi sono questi ragazzi, figli di chi saranno i figli di Maryam, di quell'altra tribù. È una cosa veramente incredibile. Da quale famiglia appartieni? Jawad, Barghal, Rwena, Filman, Selman, Shaib. Noi ci conosciamo. Nessuna patria al mondo dove la gente si conosce. Noi ci conosciamo tutti tra di noi. Che ci mettiamo a puntare le armi uno contro l'altro. L'eroe della battaglia Musharrad, tante battaglie di orgoglio del passato, vi permettete di rovinare tutti questi orgogli, di sabotare la gloria. Non mi scegli il Hasa. Come nel quartiere Zawiya si conoscono tutti. Tu sei il figlio di Tizio, tu sei il figlio di Caio.
Shrabu, Zawiye. La tribù Zawiye, che è la tribù principale. Tawa, hai il kelam li qulta. Ci conosciamo. Hai il kelam li qulta, shuf akhwankum al-arab kif harrafuh. Ihda al-mahattat al-arabiyya tqul asdir al-awamir lil-jaysh wash-shurta bil-qada'a lil-mutamarridin. Tasawwar, shuf. Ana qul kelam zay hada. Ana talabat min al-jamaahir timshi ta'khud awladha wa taqbad 'ala alli gharraru bi awladha. Lakin nahar تبدأ ليبيا في خطر وحدتها الوطنية في خطر وتبدأ القاعدة بالتمركز في ليبيا حتى مجلس الأمن يدي باستخدام القوة حسب ليديشيامو توا عمليات قبض عادية لكن توا تطلعوا من بيوتكم كلكم الرجال والنساء اللي معي أمن المدن وأمن الواحات وأمن القرى وكلف بوحهم وخلي تفرجوا عليكم باهي تو اعترفوا تو انهم متمردين قبل كان يقول متظاهرين فيه مظاهرات في ليبيا كله مظاهرات appena detto باهي اللي اعترفوا انهم متمردين vedete che i vostri fratelli arabi hanno già trasmesso la notizia che io ho dato ordine all'esercito alla polizia di annientare i ribelli vedete come hanno camuffato la realtà il matlub Quando l'unità nazionale è in pericolo, dopo verrà Al-Qaeda in Libia e utilizzerà la forza. Noi stiamo effettuando arresti normali. Dobbiamo garantire la sicurezza delle città. وحرروا عبد الفتاح اللي حرركم حرر بن غازي معايا ليلة الثورة. وخلى هو اللي تفاهموا انتوا وياه poi hanno prima dicevano che erano manifestanti poi hanno ammesso che sono invece ribelli الشعبيات الجديدة والبلديات الجديدة والمؤتمرات الجديدة واللجان الشعبية الجديدة من بكرة تبدأ وهو يساعدكم حرروه عيب عليكم عصابة انتم بن غازي معقولة تسليم الأسلحة فورا وإعادتها للجهات اللي خذوها منها وإلا أطفال مهووسين سكرانين consegnare le armi immediatamente تسليم الأسرى من الشرطة ومن الجيش أي حد la città di Benghazi terrorizzata dalle armi che sono nelle mani di giovani irresponsabili la città è rimasta senza acqua senza luce حتى يبرم الحبوب اللي لهم كم يوم ياخذوا فيها لأنها مضرة جدا هذه بالقلب hanno إزالة كل hanno sparato su Abdel Fattah un eroe della rivolta un mio compagno di rivolta الكوش تفتح المطارات تفتح المواني تفتح devono essere formati nuovi comitati nuovi comuni da domani شنو السبب ما الذي دهاكم liberate Abdel Fattah dalla prigionia e lui vi aiuterà a formare comitati comuni nuovi احنا في امان consegnate le armi وميتنا alle parti di competenza سلام وهنا والدنيا تحترق حولنا altrimenti نروح احنا نحرق بلادنا altrimenti non si finisce mai consegnate le persone che sono state arrestate i malviventi consegnateli alla polizia aiutateli curateli se sono drogati Eliminate tutte le barriere nelle strade. I negozi devono riaprire. Gli aeroporti, i porti devono aprire, riaprire. No, perché dovete rovinare la vostra nazione senza nessuna giustificazione? È una vergogna. Viviamo in prosperità. Godiamo il nostro petrolio, la nostra acqua, in pace. Andiamo a bruciare perché dobbiamo bruciare il nostro paese هذاك الوقت في انقطاع في الفني ما سمعوش شيء وسامحوني بنعاود مره ثانيه اذا كان الرساله تو ماشي كويس قلت لكم واحد ورفلي
عفوا شاب 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 ورفلي غلط في واحد زنتاني زنتاني يزعل حساب عليه ovviamente alla fine vi dico وقال مش حنجيكم وما نش عاد اصحاب le persone sagge non dovrebbero non devono permettere che la propria patria diventi una ورفله قالوا له غلطه entri in possesso di un gruppo di matti malviventi يعني قالوا له شاب من الاعدادي ما نسى اعداديه ما يعرف التاريخ ولا يعرف معرفه الكلب سكوزاتيمي هالشباب اللي تو موجودين ما يعرفوا اهل جدودهم وما يعرف معرفه الكردون وما يعرفوا الا Scusatemi, dicono che per un errore tecnico di collegamento la mia poesia, la poesia che avevo annunciato prima sulla tribù Zentan, forse non è stata sentita da tutti. Ma non Zentan, ho raccontato che uno, un giovane, della località di Zentan, ha litigato con i suoi compagni e ha detto che non allora li hanno replicato dicendo la tribù bella hanno detto che un errore di un ragazzo della scuola media che non conosce la storia e non conosce la storia delle battaglie eroiche dei libici non sa niente. Il defunto Muhammad Saghir, il piccolo, che era l'eroe di Zentana, della tribù di Zentan, gli hanno detto perdonateci per il comportamento di questo ragazzo, perché è un errore di un ragazzo della scuola media, non conosce né la scuola, non è un nostro errore. Questi sono giovani moderni, giovani bene, che non sanno, non si rendono conto di quello che fanno. Sono i giovani che mangiano le banane. Questi sono giovani di Zentan. Portateli qua da me, davanti a me. Tutti questi giovani, io li voglio incontrare, tutti questi rivoluzionari. È possibile che i giovani di El Fateh vanno a bruciare la grande patria della Jamahiriya perché sono stati indotti a farlo da agenti di servizi segreti esteri? Chi ci crede? Chi lo crede questo? Non è possibile che i nostri giovani siano guidati da altri. Se non seguono Muammar Gheddafi vanno a seguire un barbone, un pozzolente barbone. Loro hanno sempre gridato dicendo siamo la generazione di Muammar Gheddafi, con orgoglio. Come mai si lasciano trascinare da questi malviventi? E infine, signori, finché non accada tutto questo, la consegna delle armi, la consegna dei malviventi, e finché dobbiamo tornare alla vita normale, dobbiamo riprendere a riaprire i forni, le comunicazioni, le famiglie devono ritornare a vivere in pace, i bambini devono uscire a giocare, la gente deve uscire a andare ai caffè con tutta la normalità. Noi non permetteremo mai a nessun inimico della nostra nazione e particolarmente l'organismo di Al-Qaeda اما الشباب نسيندموا الشباب هذوما خليهم يسلموا نفسهم وما عليهمش noi faremo di tutto per impedire che questo accada. نعالجوهم اول من الحبوب لصحتهم لكم يوم noi faremo di tutto per impedire di consegnare il nostro paese ai خايفين من العصابات النسوان والبنات يعدن ياخذ خوتن وياخذ اولادهم ويجيبوهم للبيوت ندربوهم نعلموهم احنا اهلهم نأهلوهم للعمل الصالح وللخدمة الصالحة ويجيبوا دخل ويجيبوا رواتب ويأمنوا البلاد معقول شبابنا يخربوا البلاد أبدا هذا مش الأوديو الإيماجيني هذا اللي وراهم فيرما اللي يقوموا بالعمل هذا يعطينهم حبوب راهو مش بإرادتهم بيبيكا كي سي كونسينيا
إذا لم يتحقق كل هذا بعد ذلك chi si consegna i nostri giovani non li succederà niente. Noi li curiremo. Innanzitutto dalla droga che gli è stata data. A questi ci pensiamo noi. Se gli uomini hanno paura, noi ci occuperemo di questi giovani. Noi siamo la loro famiglia, la loro famiglia grande. Assicureremo a loro un impiego, una vita dignitosa. Questi gli sono stati dati delle... A loro è stata data la droga per... Se non accade tutto questo, io annuncerò una marcia santa. Io sono un capo di una nazione. Io difendo i milioni. Io faccio un appello a milioni di libici. Dall'estremo all'altro estremo del deserto. Io marcerò assieme ai milioni di persone per purificare la Libia da questi malviventi, da tutti questi che hanno calpestato il suolo della Libia. Non permetterò a nessuno. Io con me, al mio seguito, i milioni di libici e con me anche Allah. Con me i milioni. Milioni di persone. Milioni del deserto. Dall'estremo all'altro estremo del deserto. Milioni di persone sono disposte a marciare con me. Stanotte faremo una marcia pacifica, inizialmente all'interno delle città. All'interno dei villaggi, all'interno delle oasi. Stanotte e domani uscite, cercate di arrestare tutti i responsabili. Facciamo una marcia dall'interno. Dopodiché ci sarà una marcia collettiva di tutto il popolo. Io sono qui. Io sono qui, non sono in Venezuela. Io non. Io non scappo, non vado in Venezuela. Io seguo le orme del martire Abdussalam. Il martire Muhammad Abdussalam. Sheikh Saad Bonyar, che è alla tomba a Mneder. Lo giuro, io non scappo da qui. Ci credete? Vi hanno detto che Gaddafi è in Venezuela e avete creduto. Questi sono i canali televisivi arabi, sono i nemici del vostro futuro, della Libia.